Senza di Chiellini quanto può pesare in questo? Molto, molto. Però c'è Barzagli che sarebbe stato sacrificato. Chiellini è molto importante. Auguriamoci che Barzagli stia bene al 100%. Mister, lega un uomo di mare, com'è ritornare nel mare della Costa d'Amalfi ogni tanto? Ma io ci vengo tutti gli anni, a parte questi 3 anni che sono stato in Cina, perché l'estate era impegnato, perché là si gioca d'estate pure, ma ci vengo tutti gli anni, perché è una cosa difficilmente spiegabile. Io sono stato un anno solo a Napoli, eppure si è creato un rapporto fra me e Napoli che è come se ci fossi stato 15 anni. E perciò vengo sempre volentieri e mi accorgo di essere, sono sempre gratificato di stima, di considerazione che è assolutamente ricambiata. Quando potrà tornare il calcio italiano ai grandi livelli? Adesso il calcio italiano è in finale di Champions League, ha fatto come hanno detto tutti, è andato in semifinale con 2 squadre e perciò piano piano ci stiamo ritornando. Il declino delle squadre fa parte delle cose normali della vita. La vita è fatta di alti e bassi, non esiste una vita fatta solo di alti. Queste squadre hanno compiuto dei cicli straordinari nella loro storia, adesso è un momento di rinnovamento. Mister, una doppia considerazione su due suoi ex giocatori, Oddo e Cannavaro. Oddo al Pescara si gioca la Serie A, mentre Cannavaro oggi è stato ufficialmente sollevato dall'incarico e il suo posto andrà a scolare. E questo è una dimostrazione, se mai ce ne fosse bisogno, dell'imprevedibilità dei cinesi. Che io sono stato 3 anni e poi sono venuto via, adesso Cannavaro... Ovviamente che certamente gli avrebbe fatto comodo magari la vicinanza mia, però non bisogna dimenticare che Cannavaro in questo momento con la sua squadra era primo in classifica e nei quarti finali di Champions League, però questa era una decisione che probabilmente avevano già preso da tempo, dal momento in cui avevo deciso di venire via io.